Valdichiana, questa è la situazione di questa sera. Tommaso Ghezzi è sempre ancora più, possiamo dire, ketamizzato, possiamo dire così, possiamo dire così. No, non esageriamo. Valdichiana, benvenuti alla terza puntata di Diretta Rock qua da Live Rock Festival di Acquaviva, terza serata. Allora, è tutto tranquillo. Possiamo dire che ha... C'è serenità, splende la luna sul Live Rock Festival, sul Fierale e sulla serata che sta quasi per partire. Anche questa serata grandissima, con tanti ospiti, artisti nazionali e internazionali. Le due serate sono state archiviate, sono partite con il botto. Questa sera, Tommaso... Serate record, si parla di edizione record, perché mercoledì e giovedì hanno registrato delle presenze sia al ristorante sia sotto palco che nella storia del Live Rock Festival sono rarissime, anzi si parla proprio di record, forse non si è mai visto un inizio così folgorante. Stasera tre band molto particolari, appartenenti alla dimensione della black music, della world music, i primi due, appartenenti al mondo dell'hard rock e dell'elettronica crossover, l'ultimo. Iniziamo con gli Itkunle, band veneta, molto bravi, un power trio che porterà un mix di musica etnica, afrobeat, roba molto particolare che dovete sentire. Passiamo in seconda battuta con i Black Beat Movement, un collettivo milanese, anche loro appartenenti alla grande tradizione del soul, della black music, due voci femminili, tra l'altro grande presenza di Quote Rosa in questa edizione di Live Rock Festival, e si chiude con, penso, i morti e feriti, speriamo di no, no, però speriamo di no. The Bloody Beetroots, che portano un set che ha girato tutti i principali festival del mondo, sono passati da San Diego a Rock'em Ring al Tomorrowland e arrivano al Live Rock Festival ad Acquaviva a spaccare tutto, essenzialmente. Quindi una serata veramente da vivere fino alla fine, veramente impegnativa. Allora, io lascio il posto, stiamo stretti perché con i giubbini di pelle facciamo un po' attrito e non ci riusciamo a muovere. Io lascio il posto ai tuoi primi ospiti, perché io ho in serbo per i nostri telespettatori un grande tour. Vi farò vedere quello che voi comuni mortali non potete vedere. E siccome viviamo nell'azzardo, Valentina adesso andrà ad azzardare un ingresso negli ambiti della cucina. E invito i primi ospiti di stasera, Black Beat Movement. Saranno i secondi che si esibiranno in questo parecchio giù. Si esibiranno per secondi in questo venerdì notte al Parco Ex Fierale di Acquaviva. Voce femminile, come ho detto, una presenza femminile, e poi abbiamo l'arrangiamento, abbiamo la parte musicale, il cervello. Ma veramente io porto i case e basta in questa band. È il Rodi, lui è il Rodi dei Black Beat Movement. È il chitarrista. È il chitarrista, elemento fondamentale della band. Grazie mille di essere qui. Grazie. Avete da poco finito il soundcheck, tra poco tornerete sul palco, quindi sappiamo benissimo che questi sono minuti che vorreste dedicare magari alla concentrazione, quindi grazie per esservi lasciati disturbare. Iniziamo subito chiedendovi, vi siete presentati, comunque vi presentate molto spesso parlando di voi come un collettivo. Sì. Di solito noi presentiamo delle band. La prima domanda che vi faccio è: qual è la differenza tra band e collettivo? Allora, in realtà noi siamo una vera e propria band con tutte le caratteristiche delle band, però ci piace definirci un collettivo perché ogni tanto ci piace includere anche altri musicisti, e quindi siamo nati come una band di 6 persone che poi sono diventate 7, all'occorrenza sono 10 e magari in futuro avremo dei live. Esatto, eravamo 11-12 sul palco. Ci piace comunque sperimentare il sound anche con altri musicisti, e quindi per quello che siamo un... Quindi c'è una base solida che però si apre a tutto ciò che viene da esatto, fuori. Sì. E questo è un po' anche un, se vogliamo,
una linea ideologica anche del genere, sì. E dei generi che portate avanti. Beh, anche perché comunque intorno al progetto orbitano tante altre forme d'arte, esatto. Comunque c'è gente che fa foto, c'è gente che dipinge, che fa video. Tutto l'insieme un po' come di una crew dell'ambito hip hop, esatto. Che comunque anche tracce di hip hop si ritrovano. Sì, 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 assolutamente. Il nostro motto è be crew in life. Quindi bisogna essere crew e fare gruppo, se no questo progetto sarebbe già morto e sepolto. La forza di tutti quanti messi insieme è la nostra linfa vitale. Noi abbiamo aperto Live Rock Festival mercoledì con un tributo ad Aretha Franklin, a un mese dalla sua scomparsa, perché ci sembrava giusto innanzitutto omaggiare una grande artista della storia. Il 16 agosto, ci siamo quasi un mese, ci sembrava giusto omaggiare una grandissima artista della storia, della musica in generale. Ma soprattutto perché Aretha Franklin ha dato al soul e alla black music anche un valore sociale importante. Lei si è fatta portavoce di tutti i riscatti, di tutti i movimenti di protesta che in un determinato periodo storico in America si stavano verificando. Secondo voi nel 2018 quella carica, quel tipo di messaggio è ancora contenibile dal soul, dalla black, dall'hip hop? Beh, sicuramente stiamo vivendo un momento, soprattutto in Italia, ma anche nel mondo, molto 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 scuro e molto buio. Ed è un dovere da parte degli artisti comunque portare dei messaggi di unione, di collaborazione, di apertura. È molto importante che venga diffuso proprio il... diffondere l'amore per le cose, per gli altri e abbattere i muri. Quello è che dovrebbero essere cose anche abbastanza scontate, perché si parla essenzialmente di umanità e di convivere nello stesso pianeta, ma sembrano degli azzardi, che bisogna sempre, sembra che siano messaggi politici, politicamente scorretti, in realtà sembrano perché è tutto il resto che gira nella maniera sbagliata, esatto. Cioè i messaggi non sono, poi in realtà noi non portiamo in giro un discorso di politica. In realtà portiamo in giro semplicemente quello che noi amiamo fare. Quando tu porti in giro quello che tu ami fare, chiaramente diventi scomodo, ma scomodo semplicemente per quello che è il messaggio che in Italia c'è oggi. E mi fermo qua, dai, sennò la facciamo. Quanti giga c'hai? Quanti giga? Comunque, sdrammatizziamo un po'. Il tema che abbiamo voluto dare a queste dirette, a queste interviste, è quello dell'azzardo, perché la line-up del Live Rock Festival è stata definita da molti un azzardo, perché mette insieme roba diversissima. Sì. Sì, secondo me invece è una figata. Sì, e ci sembrava però il modo migliore per esprimere la forza del rock. Ma è molto internazionale in realtà, cioè basta uscire un po' fuori dal paese, che comunque se tu vai nei festival più grossi capita proprio questo. È vero che ci sono più palchi, però è facile trovare magari su un palco dalle 2 fino alle 2 di notte magari delle realtà completamente diverse, senza nessunissimo problema. E stasera però secondo me c'è una linea conduttrice tra i tre progetti che vedremo sul palco. Siete schierati proprio bene, sarà una serata secondo me pazzesca, vi invito a venire ovviamente sin dalle 9.30 quando inizieranno gli It Kun Le, che spaccano, sono bravissimi. Ho trovato prima di noi al Miami, no? Sì. Ma quello che vi volevo chiedere è secondo voi cos'è l'azzardo e qual è il vostro azzardo? Ti risponde lui. L'azzardo in realtà è un concetto che a noi frega poco in realtà, perché comunque l'azzardo è un concetto che vale quando tu hai paura di fare qualsiasi cosa. Nel momento in cui tu non hai paura di niente e vai in giro a fare quello che ami fare senza paura, anche quello che può sembrare un po' fuori di testa, un po' fuori dalle righe, non diventa più un azzardo. Magari gli altri definiscono quello che fai tu un azzardo, ma semplicemente perché hanno paura e noi non abbiamo paura. Okay? Io direi che con questa
cosa qui, non c'è modo migliore per invitare le persone a venirvi a sentire. Mi sono messo un po' di paura. No, sono li sentiremo sul palco alle 10:30 e no, porteranno... 11:05, giusto? Ma facciamoli arrivare prima. Vai, venite adesso che stiamo mangiando là in fondo, dai, ci facciamo un bicchierino. Porteranno sul palco veramente l'energia di tutto il mondo, dal Sud America all'Europa, all'Africa, a tutto quello che gira intorno al mondo. Esattamente. Grazie mille grazie di essere stati a Diretta a Rock. Ci vediamo dopo. Ci vediamo saremo dopo. Sotto cassa e voi sarete sul palco. Ciao. Grazie, Black Beat Movement. Ciao. E io invito di nuovo la mia splendida... Cioè, la mia questa, regina figura, Valentina dietro, Chiancianesi. Intanto si stanno salutando. Perché arriva un Guido Domenichelli che è il compare. Statuario. È un po' questa presenza che abbiamo qui tutte statuario. Le sere. Statuario. Bellissima la sua presenza, vero Domi? No, non può parlare secondo me. Non lui, può lui non può parlare. È un po' come ti ricordi il silenzioso di Striscia la Notizia. È un po' quello. Ce l'abbiamo anche noi. Vale, allora, adesso Tom, cosa succede in questa diretta meravigliosa? Succede che io porterò la Valdichiana intera in cucina. Vi farò scoprire, vi farò vedere quello che succede dietro, ovvero quando voi non vedete, quello che voi non vedete ovviamente di qua, ma lo potete assaporare, io ve lo porterò a far vedere. Allora io penso, ci possiamo alzare Tommy? Tu dove vai? Io vado nel backstage perché hanno bisogno di me tantissimo. Detto così, guarda Tommy, potrebbe venire chiunque nel backstage. Allora... Inviti, va bene. Ciao, allora, 9:30 tutti qui, per favore. 9:30 tutti qui, ma per ora tutti connessi perché vi porto a scoprire un mondo dove io sono la regina, ma non perché cucino, perché mangio. Allora ragazzi, venite con me, nel frattempo vi facciamo vedere un po' l'organizzazione di questa sera. C'è il soundcheck, ci sono i gruppi che stanno provando, ecco vedi, brava, la mia amministratrice prestata, la videomaker, è fantastica, sta facendo veramente miracoli in queste sere. Poi vi faccio vedere anche l'info point, ovvero dove si riconsegnano i bicchieri. Quando voi andate, prendete la birra, ovviamente vi danno il bicchiere e i bicchieri si riconsegnano qua. Già c'è fila, ma perché comunque stanno prendendo anche il menù. Questa è la fila che c'è in questo momento alla cassa, quindi signori, se avete fame, sbrigatevi a venire perché qui c'è veramente già tanta fila. E Lampredotto non aspetta. Vieni con me. Vieni con me perché stiamo entrando nelle cucine, un po' come le segrete del castello. Saluta Presidentissimo, è all'opera che sta smistando il pubblico. Ed eccoci qua ragazzi, siamo arrivati, le cucine del Live Rock Festival. Ecco qua, vieni. Partiamo da qui, nella zona imbottigliatura. E parliamo con lui! Con lui e parliamo anche con lui! Parliamo un po' con tutti, ragazzi, qui! Parliamo con lui! Chi sei? Io sono Kraskin. E te che fai qui stasera? Io sto preparando il vino. Giustamente, ruolo fondamentale. Vieni con me! Guarda loro che stanno facendo invece! Ma io pensavo che il pane lo tagliavate a mano! L'anno scorso! Ah, e quest'anno vi siete attrezzati così? Fantastico. Allora, ce lo potete riaffettare per il pubblico della Valdichiana? Perché magari loro non hanno visto bene. Vai! Quindi questa è la novità di quest'anno. Hanno azzardato il taglio del pane automatico. Fantastico, ragazzi. Bellissimo! Lo compro anch'io domani. Non l'avevo mai visto. Ora andiamo da loro. Col pane che ci sta bene la ciccia! Oh, buonasera a tutti! Voi siete gli operatori della ciccia. Della ciccia. E che quindi la sporcionate, la condite, fate di tutto. Si cuoce, si sala, si sporziona. Noi si parte dall'animale vivo fino a metterlo in cottura alla brace. Addirittura. Sì. La novità. Che novità c'è? Parliamo degli arrosticini. Da lui. Ser Paoli. Buonasera. Quanto è faticoso tutte le sere cuocere quantità industriali di arrosticini. Io prima sera sto perché manca quello che le cuoce. Ah, abbiato, già la sentita. Però tra poco arriva, glielo rilascio. Comunque è faticoso, si suda continuo. Siete sempre a starci sopra. E poi ti posso dire che sono anche molto richiesti. Sì.
vero. Quindi da qui a Luna io li ho già provati. Ah, ecco, buonissimi sono. Buonissimi, io l'ho già porzione doppia l'ho presa io. Però, porzione io sa di bocca buona, sa. Buon gustai. Ascolta, ma oltre all'arrosticini che fate? Salite di sopra, vedete? Non possiamo salire sopra. Perché abbiamo il percorso obbligato. Delle donne, come mai? Come mai? Eccolo, è arrivato, questo è dell'arrosticini, guardate. Chi è? Oh, sei arrivato dell'uomo, dell'uomo arrosticino. Insomma, sti arrosticini vanno, vanno via come il pane. Come il vento, no? Come il pane. Ma oltre all'arrosticini, ragazzi, che c'è? Che ci potete... Il detto qui, il babbo, che è lui. Che ci fate mangiare? Oltre all'arrosticini. Tagliata, bistecca, fiorentina, l'arrosticini. Quello che volete, però meglio di tutti gli arrosticini e le bistecche, lui le odia, però le bistecche sono meglio di lui. Grazie, abbiamo capito che gli arrosticini sono fighi. Mangia, venite al live e mangiate gli arrosticini, io non so dove sto andando, ma ciao, a dopo. Ora vi faccio vedere un'altra parte della cucina, la zona pici. Eccoli qua, fai vedere, guarda, guarda, stanno già impiattando, guarda là. Che pisci, come sono fatti questi pisci? A ragù, ma poi altri pisci? Che pisci possiamo mangiare qua al Live Rock? All'aglione, cacio e pepe, basta. E basta, anche troppi, dopo che hai dato due piatti così penso che possa bastare. Ma c'è anche il cuoco, vieni con me, mia amministratrice, non so dove sto andando, ma va bene, ecco il cuoco, sei tu il fautore di tutte le ricette? No, che... non proprio tu. Allora, però... il collettivo le idea e te le produci. Brava, insieme allora, a tutti questi ragazzi. Insieme a tutta questa bella squadra. Senti, qual è il piatto che richiedono maggiormente gli avventori dell'aiuto? Ai primi sicuramente la novità di anno scorso, che è stato gnocco piranha. Che io ho assaggiato, ragazzi, ho assaggiato, è buonissimo. Bene, bene. E poi... tutti gli altri, però diciamo che quello che è più richiesto è sicuramente lo gnocco piranha. Senti, e te come ti trovi a lavorare in questo gruppo fantastico che dovete lavorare veramente a dei tempi bene, serratissimi? Penso la faccia dice tutto, però siamo la terza sera. Però va bene, no, c'è grande entusiasmo, anche se stasera è un po'... Non ti preoccupare, che fila la cassa ce l'hai anche stasera, bene, te bene, lo posso dire così, io. Allora. Bene, continuiamo il nostro giro e adesso andiamo... Vabbè, fermiamoci nel reparto dolci, ragazzi. Eccoli qua, voi siete addetti ai dolci. Che dolci ci sono qua a Live Rock? Vedo già... strudel, dei tiramisù fatti dal nostro chef Antonio e delle crostate sulle susine. Mentre impiatti, uno strudelino ogni tanto, eh? No, evitiamolo. Io ho assaggiato lo strudel e devo dire che è eccezionale. Complimenti, ragazze, andiamo nel reparto pub e io ho già individuato chi intervistare, lei che ora sta sfuggendo, ma vi vorrei vedere il suo grembiule che è fantastico, Wonder Woman proprio in tema per gestire tutta la cucina qua al Live Rock. Quasi tutta al femminile. È tutta al femminile. Guarda, giusto, abbiamo un solo uomo, quindi... È vero, povero uomo a questo punto mi verrebbe da dire. Sì, sì, sì. Senti, novità di quest'anno è il Lampredotto. Sì. Perché questo, possiamo dire azzardo, dai, possiamo sì. dire azzardo. Un pochino, però l'idea era quella di legarsi alla territorialità e alla tradizione. Io sono importata, vengo da un'altra parte, ho trovato il marito qui che mi ha legata a questo gruppo. Bello. Però sono a cavallo con la provincia fiorentina e quindi perché no? Sì. Senti, per ora come vanno le richieste? Io ho sentito prima quando venivo da voi, io questa sera voglio un bel panino con lampredotto. Bravissima! Sta crescendo perché ovviamente siamo partiti da mercoledì con alcune porzioni e stasera sta andando bene per ora. È sempre una cosa un po' difficile da far riconoscere a un festival di giovani, quindi fargli riconoscere una cosa che è più legata ai nostri nonni, diciamo, piuttosto che ai genitori. Però mi fa piacere perché innanzitutto c'è la curiosità per una cosa del genere, sì. E che è fondamentale. Io lo mangerò domani sera, questa sera vado di stinco. Merita anche quello, sì. C'è l'imbarazzo dello stesso. Anche la arrosticini quest'anno. Già presi, porzione doppia. E però ci devi dire il tuo grembiule, cioè al di là che devi gestire questo bellissimo gruppo di ragazze. Che sono fantastiche, che peraltro, sono giovani ma volentierose. Basta, dice cazzate, basta. Questo è il mio marito. Ah, lui è
dell'arrosticini. Brava. Arrosticini l'ha prodotto. Vai. Si fa andare di casa. Bravo. Lui va a cuocere. Lui va a cuocere. Io già iniziato. Io taglio. Io è da due ore che sono. Boh, qua. Sì, questa è la mia idea nella vita rispetto a quello che faccio. Così. Per me le donne sono. Hanno una marcia in più per forza. Faccio un lavoro prettamente maschile e ci porto la mia femminilità, spero comunque, faccio il medico, faccio il chirurgo. Accidenti. Nel rapporto con i pazienti per me è fondamentale metterci forse quella sensibilità che i maschi non hanno, hanno tante altre qualità. E questo è il mio approccio. Possiamo dire, possiamo dire che siccome il filo conduttore per noi è l'azzardo, per tutto il live rock quest'anno è l'azzardo, sì. Il tuo è un bellissimo azzardo. Io ci provo, per me la vita è questo. Avanti così. Allora, vieni con me, adesso andiamo. C'è il Banini che ci sta facendo segno di stringere. Ciao ragazzi, buon lavoro! Poi, ecco, bravissima, vieni, ti aiuto io. Allora, a questo punto vi portiamo a far vedere l'ultima parte della cucina del Live Rock. E noi ci troviamo, siamo arrivati precisamente nel reparto pizzeria. Nel reparto pizzeria, non scappare, non scappare! Te che sei abituata a stare sul palco! Sei abituata a stare sul palco? Ah, pensavo me la volessi dare, io ero già pronta così. Per me pronta subito, ho detto wow, grazie, aspettavate. Chi è che fa le pizze? Lui le cuoce. Te? Te? Metti il pomodoro. A ruota, proprio al lavoro a catena. Guarda. Quante pizze sfornate a sera? 3.200, abbiamo capito che comunque ne fate tante. E da quanto tempo fate parte del Live Rock? Del collettivo, scusa. 2 anni? Sempre nel reparto pizze? Ormai, ormai è il tuo, te lo dico. Te sei il capo? Ascolta, ma com'è gestire tutto questo gruppo di pizzaioli? È un po' faticoso perché durante l'annata, cioè siamo un gruppo di volontari e durante l'annata facciamo tutti altri lavori. Però quando c'è Live Rock si ferma tutto e voi siete concentrati per questa meravigliosa manifestazione. Allora, io vi saluto ragazzi. Magari dopo passo, vado nel reparto ristorante a mangiare però, eh? Ciao, ciao. Banini, guidaci. Allora, il nostro tour in cucina penso sia finito. Se non troviamo... Ah no, ora vi portiamo a far vedere... Ti stanno salutando. Ciao. Non stanno salutando me ragazzi, non possono salutare me. Adesso, prima di salutarvi, vi facciamo rifare un altro tour della festa, dell'ex fierale. Vedete che già tutto si sta scaldando, questa è la fila di casse ed è sempre in aumento. Mi sembra di essere il bollettino del traffico, file in aumento alla cassa del Live Rock. Quindi mi raccomando venite perché comunque c'è già fila alla cassa. Allora... Vieni, continuiamo, andiamo nella nostra postazione. Non so se Tommaso Ghezzi è riuscito ad uscire dal backstage, molto, era molto, molto, molto preoccupato, doveva un po' smistare, doveva un po' fare cose, fare eventualmente. Il Banini stasera ha deciso di farci fare il giro della festa in 360 secondi, ma va bene così, perché adesso andiamo a salutare dei ragazzi, anzi li andiamo noi a salutare perché loro sono i primi ragazzi che vedete quando arrivate qua al Live Rock, ovvero i ragazzi dell'accoglienza, quelli che trovate, ciao, quelli che trovate all'entrata, quelli che vi vendono i biglietti della lotteria. Ciao Conte, con te facciamo la chiusura. Sì. Allora, ora sono già 2 anni che... Clienti. Vabbè, non importa, te puoi aspettare, vero? La stampa ha la precedenza, la stampa ha la precedenza. La stampa... Puoi fare tutto da sé, autogestione. Allora, Fabrizio, terza serata Live Rock, io per ora non t'avevo mai visto, è la prima serata per te che vieni. Dove eri? Io ero là, nel mio gazebo. Io ero qui e poi ero a Lavabicchieri. Ah, è toccato a te a Lavabicchieri. Oh, c'è sto turno, c'è questo turno che mi pende sulla testa che io dovrò andare a lavare i bicchieri. Sì, dovresti fare. Anche perché poi uno dovrebbe anche, secondo me è da vedere, perché la cura con cui vengono fatti questi lavori.
a livello di igiene. E quando noi facciamo la diretta è troppo presto per lavare i bicchieri, quando la finiamo ormai è troppo tardi. Mandiamola in registrata. Mettiamo in registrata. Ma qui che abbiamo invece Bolla de Boss, il Paolini della situazione. Allora ragazzi, io penso che la nostra diretta questa sera dal Live Rock Festival, ragazzi, siete pronti per questa serata? Prontissimi. Super pronti. Io sono nato pronto, quindi il conto non lo fate nessuno. Prontissimi. Allora, domanda così random, più o meno, allora, il vostro azzardo qual è stato? Il vostro azzardo più grande nella vita, se lo dovete fare o se l'avete già fatto? Nella vita? Sì, molto probabilmente sì. Tingermi i capelli di biondo è stato un azzardo. Ma perché l'hai fatto? Ma perché no? Te la sentivi perché così? No? Sì, ah. Me la sentivo. Conte? Il Conte? Ma io sono molto oculato, nel senso. Poi diciamo azzardi fa... bene che non si sappiano, insomma, questi azzardi. Diciamo, stenderei un pietoso velo. Eh? L'abbiamo di chi? No, meglio di no. Emma? L'azzardo più grande, ancora non l'ho fatto, però potrebbe essere un... Parliamone. Su questo parliamone, ragazzi. Io vi saluto e vi do appuntamento tra pochissimo qua, ovviamente, al Live Rock Festival di Acquaviva. Seratona anche questa sera, si tira tardi questa sera. E domani in diretta per la quarta puntata sulla Valdichiana di Diretta Rock e ovviamente sempre al Live Rock Festival fino a domenica. Ciao a tutti e grazie di essere stati con noi.